Gianni Colacione per Libre TV, 7 aprile qui a Roma all'Eura davanti al circo Roni Roller. Incontriamo, c'è un presidio animalista in protesta ovviamente nei confronti dell'utilizzo degli animali nei circhi. E incontriamo Giovanna Devetag, segretaria dell'associazione Parte in Causa. Giovanna, il motivo di questo presidio? Beh, naturalmente oggi è l'ultimo di 4 giorni di presidio al circo Roni Roller qui attendato all'Eur fino all'8 di aprile. E presidio organizzato congiuntamente da Parte in Causa per Animalia Veritas, Coordinamento Antispecista e Terra Anomala di Roma, e per sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare sensibilizzare le persone che vengono a vedere gli spettacoli sulla sofferenza degli animali impiegati nel circo. Tra l'altro questa sofferenza nel caso del Roni Roller è, come dire, facilmente riscontrabile andando a visitare gli animali che sono sul retro. Prima che iniziasse il presidio sono andata a fare un po' di foto alle gabbie, si vede un elefante che dondola la testa e che è costretto da alcune corde, diciamo, a stare in un perimetro che è poco più grande, in un'area poco più grande del suo corpo. Ci sono svariati altri animali che stanno in condizioni di abbastanza evidente sofferenza, e poi a parte questo ovviamente sono in gabbia e sono in un ambiente che è tutto fuorché il loro habitat naturale, quindi noi siamo qui per cercare di sensibilizzare le persone, le famiglie che vengono qui a portare i bambini, sul fatto che può esistere un circo senza animali, può esistere divertimento senza schiavitù, senza sofferenza, e siamo qui e continueremo a esserci ogni qualvolta ci sarà il circo nella capitale. Grazie. Incontriamo Marina Codros del Coordinamento Antispecista, in tenuta ovviamente in tema, in tenuta circense. Sì, siamo qui dallo scorso weekend, abbiamo fatto 4 presidi qui in questo circo che nel 12° municipio è il primo circo con gli animali a cui hanno dato l'autorizzazione dopo 20 anni. Dopo 20 anni hanno avuto l'autorizzazione ad avere questo, ad a potersi attendare qui, nonostante fossimo praticamente in piena città, perché siamo ai bordi della Cristoforo Colombo, siamo all'Eur, vicinissimi a tantissime abitazioni eccetera, quindi crediamo non sia neanche possibile questo. Comunque noi siamo qui da ormai 4 giorni di presidio, abbiamo avuto la bellissima sorpresa di trovare qui molte persone della zona del Laurentino 38 che si erano già organizzate, fra l'altro perché erano contrarie al circo con gli animali e hanno in questi giorni pubblicizzato in tutto il quartiere il loro sdegno verso questo circo, hanno fatto dei volantini, si sono autotassati per fotocopiare volantini e distribuirli alle persone, e per noi è stata una bellissima sorpresa quando poi siamo venuti la scorsa settimana e li abbiamo trovati qui che volevano presidiare con noi. Siamo tanto contenti di questo, perché se veramente accadesse in ogni municipio di Roma sarebbe importantissimo e fondamentale questa capillarità. Oggi mi sono vestita da clown perché volevo mandare un messaggio soprattutto ai bambini che i clown umani nel circo vengono pagati e il lavoro che loro scelgono, mentre invece gli animali per fare da clown vengono torturati per essere addestrati e poi rimangono prigionieri a vita.
I bambini che riesco ad avvicinare chiaramente sono molto colpiti da questo, perché probabilmente non lo sanno, non hanno riflettuto su questo, perché magari nessuno gliel'ha spiegato. Loro sono molto sensibili, infatti riteniamo che queste siano azioni da fare, ma ancora più importanti siano quelle preventive, cioè andare davanti alle scuole per volantinare, per fare in modo che i bambini proprio non arrivino al circo, perché ovviamente una volta che sono davanti al circo difficilmente poi tornano indietro. Il lavoro importante è quello di prevenzione, infatti quando mi avvicino a loro, piuttosto che dirgli vai a casa, non entrare, perché so che magari potrei produrre sofferenza per loro, gli dico magari questa volta, visto che stai qui, entra, però la prossima volta non ci andare, e loro in genere mi dicono sì, va bene, e sono contenti, perché loro non sanno che poi gli animali nell'addestramento vengono torturati. Loro dicono che amano gli animali e che loro non li torturano. In realtà quando gli animali arrivano al circo sono già stati addestrati, molto spesso non li addestrano neanche in Italia, ma li addestrano in altri paesi e poi vengono importati in Italia. C'è tantissima documentazione su internet su come vengono addestrati gli animali. In che zone del mondo più o meno? Ma in India, in Romania, in Pakistan, sono tantissimi i paesi dove vengono addestrati, in Grecia, sono tantissimi i paesi dove vengono addestrati gli animali e poi importati in Italia. Comunque è sotto gli occhi di tutti, anche una recentissima investigazione di Animal Amnesty ha fatto vedere un elefante che durante uno spettacolo era guidato dal suo istruttore, che aveva nascosta sotto la pallina che stava sopra al bastone il pungolo con il quale l'elefante viene costretto a fare degli esercizi. Quel pungolo magari viene usato in maniera non troppo forte durante lo spettacolo, perché comunque basta soltanto il tocco all'elefante per ricordare tutto il dolore che gli è stato provocato durante l'addestramento. Portare un elefante a sedersi su uno sgabello, alzarsi sulle zampe posteriori o mettersi a testa in giù, chiaramente è una cosa che si riesce ad ottenere soltanto attraverso modi che inducono tortura, dolore e sofferenza, non ci sono altri sistemi. Anche gli altri animali vengono comunque torturati in questo modo, con la paura, il dolore, la mancanza di cibo, la deprivazione alimentare. È ovvio che poi quando arrivano qua la gente li vede tranquilli nelle gabbie e pensa che loro sono buoni, che loro fanno questo lavoro perché gli piace. In realtà non è così, oltretutto dopo essere stati torturati devono condurre tutta una vita in prigionia, quindi essere costretti nelle gabbie, piccole gabbie poi, perché questi circhi sono itineranti, quindi hanno poco spazio, devono vivere in piccolissime gabbie tutta la loro vita, e questo non è bello. Oggi abbiamo tantissimi strumenti a disposizione, tantissimi documentari della National Geographic o altre bellissime fotografie eccetera, che ci mostrano animali nel loro ambiente naturale, che è quello che noi dovremmo vedere, non queste fotocopie, queste caricature di animali che soffrono e sono sfruttati per il profitto di altri. Senti Maria, volevo farti una domanda. Adesso la situazione, come tu ci hai illustrato, è questa, abbastanza triste per gli animali. Nel caso appunto si cessassero queste attività perché magari non ci fosse più un mercato o perché ovviamente non so, potrebbero essere proibite utilizzare gli animali. Ecco, gli animali che sono attualmente impiegati nei circhi, c'è un'alternativa? Possono in qualche modo avere un futuro? Non credo essere rimessi in libertà, immagino. Beh, essere rimessi in libertà completa è difficile ovviamente, perché non sono abituati a procurarsi il cibo per conto loro, oppure potrebbero avere problemi con gli altri della stessa specie o di altre specie, però si potrebbero creare delle riserve in cui questi animali, delle oasi in cui questi animali attraverso un'introduzione graduale potrebbero tranquillamente convivere e continuare a vivere, magari le persone li potrebbero vedere liberi, vivere in un ambiente molto grande, liberi come un safari park, queste cose qui. Quando si tratta di animali che provengono dalla cattività, questo può essere plausibile. Certo, mettere degli animali liberi in un safari park non è plausibile, ma usarli per salvare degli animali dalla cattività, assolutamente sì.
Grazie Marina, appuntamento su Liberi TV per queste altre interviste. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a te. Ciao. Qui fuori al circo Rolli incontriamo un leopardo, una gheparda, non è scappata dal circo, allora perché sta qua ed è in questa mise? Perché stiamo facendo un presidio contro il circo che sfrutta gli animali, perché siamo assolutamente contro lo sfruttamento degli animali e io rappresento un animale. Che Federica, fai parte, Federica ti chiami giustamente, sì. Fai parte di qualche associazione qui presente? No, sono un attivista animalista e non faccio parte di nessuna associazione. Grazie Federica. Alla grande, alla grande. Posso con difficoltà, vero?